voleva intervenire e poi dopo andiamo ad ascoltare le scuse di Pioli a seguito delle sue sconfitte. Sentito, non mi interessa nulla dei derby persi, poi ancora non guardo i derby del passato, sulla sconfitta, sulla pesante sconfitta con l'Inter per 5-1 ha detto approccio buono, ma non devo chiedere scusa a nessuno perché ovviamente non l'abbiamo fatto apposta, le scuse anche con la Juventus, Cristiano, dov'è l'umiltà in queste dichiarazioni? Cercare di raccimolare più punti possibili per quanto riguarda la Champions League, però, mentre in campionato affronterà il Napoli. Napoli però, che adesso sembra star bene. Ti devo fermare, sì, Giulio, sì, perché c'è la pubblicità. A tra poco tutto sul il botta e risposta tra Calabria, che accusa anche alcuni giocatori di poco interesse, poca partecipazione, e la risposta di Pioli, che di certo non l'ha presa bene. A tra poco. Perché Nicola Schira ci darà delle notizie interessanti. Però, volevo andare a casa sua, pensate. Giulio, 7 milioni di stipendio per Rafael Leao, ecco, è una cifra importante. Forse quelli che critichi che in Champions stai facendo male e rischi di uscire da tutto. In campionato, vero che adesso sei secondo in classifica, però abbiamo visto il Milan con De Ligt. Perché se prendi Ibra passi il turno. Non è il caso, Cristiano, di porsi delle domande e cercare di... ma cosa vuoi fare? Sì. Ma far saltare l'allenatore? Fai peggio, Natalia. Fai peggio, fai prima a mandarlo via. Non sei divertito. Gerezzani, però, l'ha seguita con interesse la partita. Guarda, no? Che la squadra giallorossa che gioca bene. Ci collegheremo con Nicola Schira per capire gli obiettivi di mercato del Milan e che cosa sta accadendo attorno a Federico Chiesa. Perché oggi è stato avvistato a Palazzo Parigi l'agente del giocatore, un intermediario del giocatore di Chiesa, ovvero Ramadani, parlare con Giunta. A proposito del rinnovo di contratto di Chiesa, che ricordiamo scade nel 2025. Ripartiamo da questo subito dopo la pubblicità, tra poco. Nel 2025, già in estate, si era parlato di un possibile rinnovo, dicendo che non era assolutamente vero, in merito alle voci che giravano in quel periodo, non era vero che Chiesa aveva avanzato delle pretese così alte.